Buongiorno, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è una splendida giornata con la bellezza di 16 gradi, ma in realtà è ancora più bella perché abbiamo appena ritirato la motina con la grafica nuova. Come vedrete a breve, ho sempre montato delle grafiche Decalmoto perché mi piacevano a livello di stile. Ma allora perché ho cambiato grafica? Beh, semplicemente per una serie di motivi. In primis mi ero stancato della grafica vecchia e poi, diciamocela tutta, si stavano staccando delle parti. Per chi non sapesse come era la grafica precedente, vi lascio una foto in questo momento. Ad ogni modo, ho cambiato grafica principalmente perché la grafica precedente si stava scollando del tutto. Ci sono alcune parti della grafica che non erano posizionate sulla carena, bensì sopra delle plastiche, e come tutti sappiamo le plastiche sono porose e quindi la colla non tiene benissimo. In più, mettiamoci il calore della moto, stavano venendo via. Lavarla praticamente era diventato un suicidio. La grafica precedente, devo essere sincero, mi piaceva molto, e in più consideriamo che probabilmente chi mi aveva messo le grafiche precedenti, forse, non lo so, non era stato proprio scrupoloso, mettiamola in questi termini, anche se in realtà forse non è stata tutta colpa sua. Diciamo, non so se effettivamente la posizione delle grafiche precedenti o quella del o l'eventuale colla, anche perché magari le ho tenute stoccate male per diverso tempo prima di metterle sulla moto, e quindi di conseguenza disastro totale. Queste grafiche invece, devo essere sincero, le ho fatte mettere direttamente da un Frecolamoto e devo dire la verità, si è complimentato a livello qualitativo, ma soprattutto, vabbè, esteticamente a me fanno impazzire. Consideriamo che questa grafica, consideriamo che la mia è una red line, quindi la scelta è limitata per alcuni colori. In realtà sono stato in dubbio per tantissimo tempo perché avevo acquistato le grafiche Decalmoto già diverso tempo fa, quando ho iniziato a vedere che la patina si stava scollando soprattutto lato paramani e lato laterale per le dove non c'è la carena vera e propria, e quindi di conseguenza ero indeciso se far verniciare direttamente le carene originali. So che c'è la filosofia che molti non toccano le carene originali, però vi dico la verità, io non sono di questa scuola, anche perché tanto le carene originali, in caso di caduta, a meno che uno non vada in pista e costano un botto, ci può stare, ma per me che faccio prevalentemente strada, diciamo che è indifferente. Ho contattato diverse ditte e in realtà ho anche un disegno in mente che mi piace veramente tantissimo, il problema è che costano una vagonata di soldi. Queste qui, consideriamo che io all'epoca le ho pagate intorno ai 100 euro più tot per la manodopera e la messa della moto, anche perché io non ho l'attrezzatura per poterla mettere, e quindi di conseguenza mi sono rivolto a terzi. Con 100-150 euro è passata la paura, quindi da questo punto di vista ho preferito, ecco, affidarmi a terzi, soprattutto gente che le sa mettere. Io non ho gli strumenti per poterlo fare, e acquistarli soltanto per mettere queste grafiche non mi sembrava il caso. Non so voi come la vediate per quanto riguarda il discorso grafiche e carrozzeria originale, quindi carene originali, però personalmente non sono di questo pensiero, e vedrò la resa nel tempo di questa grafica nuova, anche perché tra l'altro stiamo andando incontro al bel tempo, ragazzi, siamo a febbraio, fine febbraio, e ci sono 16 gradi, prima erano 18, quindi da questo punto di vista andremo incontro al calore. Tra l'altro qui in Campania ovviamente l'estate è alle porte, quindi di conseguenza il caldo metterà a dura prova la colla delle carene. In più consideriamo che questa moto fa di media 81 gradi, a 105 entra in gioco la ventola. Io ho parlato anche con quelli di Decalmoto e mi hanno detto che il range di funzionamento della colla per delle grafiche in realtà è molto più alto rispetto a quello che raggiunge la moto. Sta di fatto che almeno per la prima versione, ora vediamo bene la strada che ci perdiamo un'altra volta, per la prima versione in realtà la colla è andata via in alcuni punti. Ripeto, non so se è perché le grafiche Decalmoto avevano un difetto
fatto, semplicemente chi le ha messe non è stato in grado di metterle bene, e oppure semplicemente le ho stoccate io male per diverso tempo prima di metterle, quindi di conseguenza la colla si è leggermente usurata. Ad ogni modo, queste grafiche che ho preso non vanno tutte sulle plastiche, ovviamente la moto non è tutta carena, soprattutto questa moto, però almeno la parte che va sui paramani e su altre plastiche, principalmente il musetto davanti, non è totale, quindi da questo punto di vista la maggior parte della grafica è presente sulla carena. Quando stamattina l'ho ritirata, devo essere sincero, colpo d'occhio veramente spettacolare. Lo so che state soffrendo per vedere le grafiche, a breve ovviamente ve le mostro. Io non ho la minima idea di dove io stia andando. Quello che è rimasto della moto vecchia, o meglio della grafica vecchia, sono i cerchi, l'adesivo sul serbatoio per preservare il serbatoio, e quindi di conseguenza quando poggio il borsello serbatoio, almeno non si graffia la parte della carena che resta scoperta, e direi basta così, quindi alla fine tutto il resto è praticamente cambiato. Allora, vi dico subito che sono soddisfattissimo della grafica, anche se mi balena in testa l'idea di cambiarla e far verniciare quindi le carene. Come vi dicevo prima, sono soddisfattissimo, che scorcio, bello bello bello. Come vi dicevo prima, sono ancora un po' in dubbio, nel senso che la grafica che ho messo ora mi piace veramente tanto, voglio aspettare un attimo la resa di questa grafica, però di base sono ancora un po' indeciso se effettivamente modificare le carene originali, direttamente portarle a verniciare. Ho visto una persona vicino a casa mia che fa delle moto custom, quindi devo parlare con lui per vedere se si occupa anche di altri modelli, ma devo essere sincero, fa dei lavori veramente veramente interessanti. Direi che vi ho fatto patire anche un bel po' e vi lascio quindi alla clip figa delle grafiche. No, non è vero ragazzi, non c'è la clip figa delle grafiche, semplicemente farò un giro panoramico della grafica per farvi vedere com'è venuta.
Ebbene signori, spero che questa nuova grafica vi sia piaciuta come è piaciuta a me. Ovviamente fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e soprattutto fatemi sapere se voi siete pro o contro la modifica e la verniciatura delle carene originali. Come sempre io vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare like se ovviamente il video vi è piaciuto, a commentare e a discutere con me di queste nuove grafiche e di come voi avete fatto le vostre Tracer 9. E io vi do come di consueto appuntamento ad un prossimo video e ciao a tutti. Dai, fammi passare, che devo anche andare in bagno, dai, per favore, lo so che non puoi fare nulla, però almeno accostati un po' più sulla destra, porco due. Sorpasso azzardato. Qui ce la faccio, non ce la faccio. No, è impossibile. Ma mi stai facendo perdere le curve più belle. Dai, fratello, per favore, togliti. Dai, togliti. Non si toglie. Certamente non può scomparire, lo so, però almeno dai, sta facendo perdere le curve più belle. Mannaggia la miseria, mannaggia. Dai, però se ti accostassi faresti anche una grande cortesia. Dai, le curve più belle, cioè me le sto facendo a 50 all'ora. Dai. E dai, ce l'ho fatta. Ma perdo l'anteriore e mi azzecco a terra e lui mi travolge. Fammi fare una grande grattata. Beep beep!